400 decima edizione del Perdono di Terra Nuova. Da venerdì 20 a martedì 24 settembre torna nel comune di Poggio Bracciolini la festa forse più attesa dell'anno. Si riparte da alcune solide certezze, ormai confermate negli anni e nelle edizioni, e come di consueto si aggiungono alcune novità che impreziosiscono di anno in anno questa manifestazione. Tutta l'estate per poter preparare questa edizione, che ovviamente vede il Valdarno Espone, la 37esima manifestazione zootecnica valdarnese e la mostra campionaria del Valdarno. Due le attenzioni in particolare, una quella rivolta ovviamente ai bambini, c'è uno spazio dedicato all'interno dell'oratorio a cura di Dritto e Rovescio, che vedrà degli spettacoli dei laboratori dedicati a loro, quindi vi invitiamo a parteciparvi, e dall'altra la Fiera dell'Agricoltura, in collaborazione con il Distretto Rurale del Valdarno e con Slow Food e con il mercato coperto degli agricoltori. Una novità che prevede, diciamo, una parte di esibizione, quindi con delle preparazioni di prodotti tipici del Valdarno come il panino del Valdarno, una parte in cui vi sarà la vendita del fresco e quindi di prodotti del territorio, del pane, della frutta, della verdura, e poi sarà anche un momento per poter parlare dell'agricoltura, della situazione degli agricoltori e per poter presentare anche dei libri, insomma dei momenti in cui approfondire alcuni argomenti. Questa è una delle tante novità, insieme ovviamente poi al Luna Park, che come sempre vedrà la partecipazione di numerose attrazioni, e tutta la fiera per tutte le vie del paese. Come sempre, alla base del Perdono Terranovese, una solida collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Proloco. Anche quest'anno 5 giorni di attività, un programma veramente fittissimo di iniziative, che è anche difficile ricordare, quindi bisogna prendere il programma in mano per vedere esattamente quello che c'è e quando c'è. Abbiamo cercato di fare il meglio possibile anche a livello di la Fiera degli Uccelli, a livello dell'organizzazione della Ruota d'Oro, che è comunque un altro fiore all'occhiello della manifestazione. Il venerdì inaugurale del Perdono tradizionalmente è appannaggio della Commart, l'associazione dei commercianti terranovesi, e come di consueto si rinnova quindi l'appuntamento con la sfilata di moda. È l'apertura del Perdono di Terranuova. Il venerdì sera abbiamo fatto la scelta di rimanere all'interno del Palazzetto dello Sport, più che altro perché è richiesto da quelli che sono gli spettatori, perché tutti sono seduti, tutti vedono, non c'è il problema del tempo, non c'è l'incognita, e quindi comunque il palazzetto è un'attività che rimane all'interno del nostro centro storico, e quindi la rifacciamo lì. Sono i negozi di Terranuova che presentano le sue proposte per l'autunno e inverno. Quest'anno ci saranno anche due nuovi ingressi di attività che sono aperte o che apriranno a Terranuova, e quindi che dire, niente più che vi aspettiamo tutti venerdì sera alle 9:15 al Palazzetto dello Sport a Terranuova Bracciolini per una serata di moda e forse anche un po' di spettacolo.